Allora, sapevamo due cose. Che questa è una squadra che fa giocare, non gioca per imporre il proprio gioco, è una rispettabilissima scelta, ma cerca di far giocare male le squadre avversarie. Questo lo sapevamo e avevamo i riscontri, come potete averli voi direttamente andando a vedere tutte le partite del loro campionato, come sono arrivati in volata e come sono stati i punteggi. Avevamo ben chiaro che se noi non avessimo fatto una difesa particolarmente attenta, sicuramente avremmo pagato dazio, perché avevamo davanti della gente di personalità importante come Mascherpa, che è capocannoniere, e come De Angelis, che tira col 55%. Detto questo, noi abbiamo cominciato certamente in maniera insufficiente come intensità. Abbiamo concesso troppe penetrazioni centrali, abbiamo avuto comunque mediamente un uno contro uno troppo morbido, troppo molle. Abbiamo provato a forzare il contropiede, il primario, meno di quanto avevamo previsto, proprio per evitare di giocare contro difesa schierata. Giocare contro difesa schierata contro una squadra che ti fa giocare male, e a maggior ragione con una squadra che sta ricercando gli automatismi, certamente voleva dire andarsi a infilare in situazioni di difficoltà. Nel terzo e nel quarto quarto abbiamo avuto modo di prendere in alcuni frangenti maggiore lucidità nell'attenzione all'uno contro uno. Dove non siamo stati ancora buoni nel terzo e quarto quarto è stato nell'accoppiamento, per cui è successo che tre o quattro volte loro, in sviluppo di pseudo contropiede o primario, sono arrivati e hanno tirato, oltretutto con buona serenità. E noi, questo è stato l'aspetto negativo del terzo e quarto quarto. Migliorati nell'uno contro uno, un po' meno negli accoppiamenti. Che poi questo, ripeto, sia un campionato che ogni domenica a voi, prima che a me, non può non far determinare il concetto di quanto sia equilibrato il campionato stesso, lo dimostra il fatto che Montichiari ha già perso due volte in casa e oggi Cento ha vinto a Udine. Mi sembra che domenica abbiamo fatto una partita in cui soltanto alla fine c'è stato un grosso rischio, altrimenti l'avevamo giocata. È chiaro che mettendo in campo tanta gente, anche giovane, non puoi non mettere in preventivo che la fiducia nei loro confronti è totale. Ma se poi qualche volta hanno dei momenti di minore lucidità, questo non si deve mai ascrivere a un aspetto negativo del giocatore. Non riguarda Candy, che Candy ha fatto 20 minuti di una intensità importante in difesa e con una personalità in attacco che è stato fondamentale, ha dato una bella scossa di vitalità, soprattutto in difesa all'inizio. Potevo nelle ultime azioni riprovare a giocare con un lungo per provare a imporre, non l'ho fatto perché volevo fare cambio sistematico e mettere la responsabilità dei miei giocatori sempre più viva, e poi volevo tenere l'avversario nelle condizioni di sapere che non poteva sfruttare spazi che si potevano determinare da un lungo che non ha certamente la reattività per marcare gli esterni loro a un certo momento avevano Negri e De Angelis in campo, che sono 2-4 o 3 e mezzo, e quindi io ero obbligato a fare un discorso di questa portata. Da questa partita cosa ne trae?
trago due aspetti positivi. Uno, se mi permettete, i due punti, che non sono mai scontati, i due punti in classifica in più. Secondo, la convinzione che io ho sempre avuto presente, che la società sta lavorando nella maniera migliore, perché oggi c'è Candy, ma dietro ci sono altri due o tre che stanno spingendo, e quindi il lavoro di tutta la società è sicuramente qualificante e qualificata. Mi mettono a disposizione anche giovani importanti. Noi entriamo in campo in 10, abbiamo fatto una buona partita a 100, non l'abbiamo fatta oggi, abbiamo chiuso questa partita come non l'hanno fatta bene tutte le squadre che hanno affrontato Lecco e che si sono trovate imbrigliate in pastoie legate al fatto che questi si conoscono oltretutto a memoria, perché sono anni che giocano insieme. Ma lo sapevamo di correre questo rischio. Domani è un altro giorno, ma è un altro giorno con due punti in più. Domani è un altro giorno per tante squadre. Oggi continuiamo ad avere il nostro Palasport che non sta vedendo una grande qualità di gioco, ma fortunatamente sta portando punti a casa. Io credo che alla resa dei conti questi sono aspetti che non vanno trascurati. Arriveremo a trovare qualità di gioco migliore, arriveremo a trovare sicurezza migliore, arriveremo a trovare continuità migliore. Intanto portiamoci a casa questi due punti, e anche l'aspetto che quando arriviamo nei momenti finali mi sembra che la squadra faccia quello che gli si chiede di fare, quindi non andiamo in debito di lucidità e andiamo a forzare dei giochi. Avevamo deciso di lavorare con un pick alto. Se loro avessero chiuso, facevamo salire Samoggia per verificare che ha preso una botta al braccio e che quindi comunque aveva meno facilità nel prendere il tiro da tre, che è una sua delle caratteristiche basse. A voi. È sicuro, noi lavoreremo per non arrivare a questi finali, sono perfettamente d'accordo. Io ti ho detto che questa è stata una non buona partita contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo, al di là del fatto che abbia perso, ma ci ha fatto giocare male. Ma questa ha fatto giocare male tutte le squadre con cui si è affrontata, il punteggio lo sa. Voglio dire, certo, per quanto riguarda il primo quarto, la prima domanda, invece io ti dico che noi abbiamo lavorato non bene, perché abbiamo cercato i giochi a due quando dovevamo giocare invece di sponda, perché loro facevano delle soluzioni di adeguamento forzando molto il marcamento su coloro che portavano i giochi a due in pick.
noi abbiamo cercato di risolvere la soluzione in quel modo, quando invece dovevamo ribaltare contro questo tipo di difesa. Noi dovevamo, siamo stati secondo me troppo prevedibili nel mantenere la palla su un quarto di campo e pensare di arrivare a una soluzione su un quarto di campo. Dovevamo essere più pronti a lavorare con le sponde e quindi muovere di più la palla stessa. Non l'abbiamo fatto. L'errore del primo quarto è stato, dei primi due quarti, è stato proprio il fatto di voler chiudere la partita subito. L'avevo detto, non è questa la partita che possiamo pensare di vincere di serenità e di tranquillità, perché non abbiamo la caratura di personalità ancora per poter affrontare tutti gli avversari nello stesso modo. Se pensate bene, noi siamo andati a 100 con la pressione di dover vincere, ci siamo, però sapevamo di affrontare una gran squadra. Oggi c'era il dovere totale di vincere, e quindi sempre in questa condizione l'atteggiamento era completamente diverso, la pressione era diversa, la lucidità è stata, soprattutto nei primi due quarti, molto meno corretta rispetto a quello che volevamo. Abbiamo fatto poca intensità in difesa, non abbiamo sviluppato soluzioni di contropiede, abbiamo giocato sempre contro difesa schierata, ci siamo trovati a mettere dei quintetti in campo che per difendere contro di loro dovevano inevitabilmente o concedere dei tiri da fuori ai loro lunghi, oppure dovevamo togliere il nostro lungo e dobbiamo giocare come abbiamo giocato con Raucci e Samoggia, e fare quello che abbiamo fatto, se vogliamo, contro Trieste, che abbiamo fatto cambio sistematico aggressivo, riducendo quelle che sono le fonti di lettura da parte dell'avversario. Grazie a voi.